Buonasera a tutti, sono Piero Viscardi e in Keracol mi occupo di quella che è la linea parquet e delle superfici in legno del progetto Keracol Design House. L'argomento del webinar di questa sera è appunto la nuova linea parquet a tecnologie SLC di Keracol. Con me c'è Giovanni Pieretti, il collega che mi darà una mano con le domande. Lo saluto e lo ringrazio e gli passo brevemente la parola. Buonasera, io sono Giovanni Piretti, sono il product manager della linea Keracol Design House, che seguo le superfici in per questa linea e oggi accompagnerò, affiancherò Piero in questa presentazione raccogliendo le domande e aiutandolo appunto a raccogliere tutte le domande. Lascio a lui la parola buon webinar. Grazie Giovanni, a più tardi. Cominciamo subito, ci sono molte cose da dire e quindi, come vi dicevo, l'argomento di questa sera sono appunto le novità della linea parquet di Keracol. Quindi il mio compito sarà farvi un po' una panoramica di quelle che sono appunto queste innovazioni che portiamo sul mercato e partiamo proprio da quello che è il mercato del parquet, quindi un mercato, ma in generale il mercato delle pavimentazioni negli ultimi anni ha avuto una flessione. E in generale i metri quadri posati sono calati e forse il parquet è quello che ha sofferto più di altre pavimentazioni. Però vorrei portarvi a un ragionamento, farvi una domanda provocatoria. Qual è secondo voi il pavimento più venduto in Italia? Ma vi do subito io la risposta, altrettanto provocatoria, mi prenderete per matto, perché vi dico che il pavimento più venduto in Italia è sicuramente il parquet. Concettualmente sì. La finitura del parquet è sicuramente la più amata, l'effetto estetico è sicuramente ancora il più apprezzato, l'effetto estetico che al cliente finale piace ancora di più e che cerca di scegliere ancora. Ma non esiste solo il vero parquet, esistono anche altri pavimenti che lo imitano, ma questa sera parliamo prevalentemente di parquet, del vero parquet. Che in quanto materiale naturale ha sempre incontrato delle difficoltà nella sua diffusione, nel diventare un materiale con lo spazio, diciamo così, che si merita. Se pensiamo per esempio agli anni Ottanta, che sicuramente siamo passati dal parquet che banalmente si poteva solo inchiodare. Siamo passati alle colle viniliche, che però comunque avevano dei limiti. Sono tutti fattori che hanno limitato un po' la diffusione del parquet, perché potevamo posare solo essenze stabili e piccoli formati. E questa foto che ho messo è lì non a caso, esemplificativa un po' di quello che vi sto dicendo. Vediamo un piccolo parquet addirittura posato ancora con il catrame, quindi anche gli aspetti ecologici e di salute erano un po' un vincolo. Questo fino agli anni Ottanta. Poi succede qualcosa. L'innovazione e la tecnologia di SLC portano a un grande cambiamento. L34 diventa l'adesivo di riferimento per questo mercato. Quindi SLC inventa questo adesivo, il primo adesivo specifico con un bilanciamento tra resina epossidica e poliuretanica perfetto che permette di posare qualsiasi formato su qualsiasi essenza, e questa invenzione permette lo sviluppo del mercato del parquet a livello sia italiano ed europeo. Quindi il parquet vive un momento da grande protagonista in quegli anni. SLC diventa sicuramente l'azienda di riferimento nel mondo del parquet, e nello stesso momento parte la ricerca per quello che oggi noi viviamo come una cosa normale, che sono le vernici all'acqua ad alte prestazioni, ma che in quegli anni vengono messe a livello di studio in generale del SLC per capire appunto la fattibilità, e oggi siamo qui a parlare anche di quello. Poi succede un altro grande cambiamento. Negli anni 90 il boom edilizio, quindi cambiano le esigenze, c'è molta richiesta perché ovviamente la domanda e l'offerta sono ai livelli massimi, e allo stesso tempo però ci sono pochi artigiani specializzati in grado di posare il parquet. Vedete scritto lì, è una posa comunque ad alto grado di specializzazione ed esperienza, non ci si inventa parchettisti da un giorno all'altro, quindi la domanda è talmente elevata che i pochi, tra virgolette, parchettisti che ci sono fanno fatica a soddisfarla, e allo stesso tempo quella cantieristica di quel momento
ha bisogno di tempi molto stretti, quindi questo non si coniuga assolutamente con quella che è la situazione del parquet, quindi nessuno si può improvvisare parchettista. Il parchettista, anzi, in quegli anni è considerato, e se ci sono sicuramente degli applicatori se lo ricordano, un po' lo scienziato, perché lui arrivava in cantiere, era l'unico che misurava il sottofondo, misurava le condizioni dell'ambiente, misurava l'umidità del legno, era lui a dettare i tempi del cantiere, anche un po' in base alla sua disponibilità. Quindi di questi scienziati per assurdo ce n'erano troppo pochi in quel momento, e allo stesso tempo, come dicevo, il parquet richiede dei tempi non adatti a quella cantieristica di quel momento, dove la fretta era la cosa più importante, consegnare e andare avanti. Invece il parquet aveva bisogno di acclimatarsi, di essere levigato, quindi tutte queste tempistiche non si sposano. E come risponde il mondo del legno? Risponde con una grande invenzione. A metà degli anni 80 nasce il parquet multistrato prefinito. E quindi all'inizio degli anni 90 si inizia a diffondersi, e questo porta un cambiamento in quelli che sono i valori, perché non si passa in secondo piano l'aspetto del legno massiccio, quindi naturale, caldo, eterno, vivo, eccetera, ed entrano, diventano protagonisti nuovi valori, quindi il fatto che il prefinito è un materiale molto stabile, quindi si può realizzare qualsiasi formato, è già preverniciato, quindi è molto veloce, è facile, lo può posare chiunque, quindi una grande semplicità, lo posa chiunque, sta giù da solo, questo è effettivamente vero. Quindi questa grande semplicità poi ovviamente, e quella fotografia anche in questo caso non è messa a caso, è emblematica di quello che è un po' la promozione e la pubblicità che giustamente le aziende di parquet fanno in quegli anni per spingere il prodotto e per avvicinarlo alle esigenze della cantieristica. Allo stesso tempo però questa semplicità purtroppo, come spesso capita, soprattutto con certi tipi di materiali, diventa un po' banalizzazione. Anche qua inizia una rincorsa al prezzo e ad abbassare un po' quella che è la qualità del materiale. E quindi inevitabilmente inizia appunto la battaglia. Quindi se a questo punto il materiale è più o meno di qualità, però sta giù lo stesso, il prezzo diventa l'obiettivo, il valore, si perde un po' la sensazione del valore di questo materiale. E questa cosa riguarda anche gli adesivi, perché inevitabilmente se perde di valore il parquet, automaticamente gli adesivi si adattano. E quindi anche per quelli che sono appunto i prodotti, diventa l'obiettivo principale, diventa il prezzo. La maggior parte dei produttori come arrivano a limare queste prestazioni? Ovviamente impoverendo i prodotti, utilizzando solventi non solventi, utilizzando resine a basso VOC ma cancerogene, e quindi tutte queste scorciatoie inevitabilmente impoveriscono ulteriormente il settore. Quindi si passa da un materiale che viene dalla semplicità, si passa alla banalizzazione, la banalizzazione degli adesivi, quindi figuriamoci, la perdita di valore riguarda poi anche il parchettista, perché a questo punto se non serve più niente, perché è tutto talmente facile, che in effetti è così, perché ovviamente queste caratteristiche il prefinito le ha, però perde efficacia anche e valore l'adesivo, e quindi anche la professionalità di quel parchettista che una volta era lo scienziato, oggi praticamente quasi non serve più. E queste foto in questo caso sono emblematiche, quindi questa è una provocazione che vi faccio. A questo punto non serve più lo specialista, non serve più il parchettista, e queste immagini, ripeto, sono emblematiche, perché digitando così su internet parquet vengono fuori anche queste cose dove si vede ormai veramente di tutto. E quindi con questi nuovi valori che prendono piede, quindi abbiamo detto perdiamo l'essenza del vero legno, del vero parquet, quindi il fatto che è un materiale naturale, il fatto che è un materiale caldo, i principali valori diventano che è stabile, che si può fare qualsiasi formato, è già verniciato, veloce, lo posa chiunque, e di conseguenza con questi valori vince inevitabilmente il parquet ceramico, per esempio, ma così come è stato un po' anche con il laminato, con gli LVT, quindi l'effetto estetico più o meno ci si arriva, e di conseguenza a pari di queste condizioni, facilità, velocità di posa, è vincente inevitabilmente un parquet ceramico. Quindi tutta questa semplificazione ci ha portato un po' questo, ma allo stesso tempo la semplificazione
ci ha portato che cosa? Comunque ad avere problemi, perché inevitabilmente, come abbiamo detto, inizialmente i prefiniti erano molto tecnologici, poi c'è stata un po' la rincorsa di alcuni produttori a una scarsa qualità, e questa scarsa qualità ha comunque generato dei problemi. Le foto che vedete qua, devo ringraziare mio padre, che è un perito del settore, che vorrebbe fare il pensionato, però non ci riesce perché ci sono ancora tante contestazioni. E queste sono foto che mi ha dato lui, dove vediamo proprio che la qualità del prefinito è fondamentale. Lì abbiamo avuto, c'è stato un problema di delaminazione, c'è un problema di sbagliata valutazione e preparazione dei sottofondi nella foto centrale, un'errata valutazione dei prodotti per la posa. Quindi tutto questo per assurdo ha giocato a favore ancora di più di tutti gli altri materiali che imitano il parquet, perché ovviamente chi propone questi materiali dice: vedi, comunque il parquet, per quanto stabile, per quanto migliorato e per quanto ha tutte queste caratteristiche, comunque dà delle problematiche. A questo punto scegli una ceramica che è decisamente più stabile, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo ha portato proprio a questa banalizzazione. Ma oggi abbiamo l'opportunità di vivere un nuovo momento per il mondo del parquet, perché ovviamente oggi non c'è più quella necessità di velocità, non c'è più, non siamo più purtroppo, per certi aspetti, per fortuna per altri, nel boom, non è più l'epoca della cantieristica, dei tempi stretti, dove il privato, il cliente finale comprava quello che c'era, perché l'offerta era molto elevata, ma anche la domanda, quindi ci si accontentava, tra virgolette, di quello che c'era. Se pensiamo ai capitolati, c'erano i parquet di capitolato, il Lamparquet di Rover, di Sei Rocco, quello era il massimo della scelta, e bisognava prendere quello che c'era. Il fuori capitolato non c'era tempo di farlo, si andava avanti così, un'edilizia quasi in serie, e c'era in generale in effetti poca attenzione alle finiture. Oggi questa cosa non esiste più, ci sono meno lavori ma più di qualità, quindi oggi più che mai la qualità torna importante. È importante, c'è un ritorno proprio alla naturalezza del legno, c'è voglia di tornare a materiali naturali, con effetti naturali, e questo ce lo dimostra anche l'industria del parquet, che si è mossa in questo senso. Dopo ovviamente gli attacchi, tra virgolette, ricevuti dagli altri pavimenti, oggi l'industria del parquet ci offre tantissimi formati, tantissime finiture, quindi oggi c'è proprio voglia di tornare a vivere il legno vero, l'aspetto naturale del legno. E poi sempre di più c'è attenzione alle finiture, attenzione alla qualità. Oggi il cliente finale arriva da noi, da voi, già preparato, si è già documentato, ha già le idee molto chiare, non compra più la prima cosa che gli capita, ma sceglie, arriva già documentato e vuole un materiale naturale, vuole il miglior prodotto, ovviamente al giusto prezzo. E qui arriviamo a quella che è la nostra proposta, quindi entriamo proprio nel vivo di quella che è la nostra linea. E tutto quello che abbiamo fatto è proprio pensato in questo senso. Quindi se pensiamo ancora agli anni 80, dove SLC inventa le colle vinili, che poi negli anni 90 l'L34 aiuta la diffusione del parquet, oggi possiamo tornare a vivere quella filosofia, quella di riportare la qualità e l'innovazione tecnologica al centro della proposta per i professionisti della posa, per dare nuovamente valore a quello che è il parquet. Entriamo subito nel vivo di quelle che sono le nostre innovazioni, le nostre novità, e partiamo da quella che secondo me è l'innovazione più importante. Vi parlo subito di L34 Hybrid. C'è una frase un po' provocatoria, però segue un po' tutto il discorso che vi ho fatto. Finalmente abbiamo la possibilità di scegliere il miglior prodotto al prezzo giusto, e allo stesso tempo per miglior prodotto intendo anche una proposta chiara, univoca, quindi una scelta chiara, non una miriade di prodotti tra cui è difficile orientarsi, perché non capisco uno cosa fa, se è meglio di quell'altro. Quindi qui una proposta soprattutto chiara, con una filosofia molto chiara. Quindi le migliori prestazioni tecniche, la più grande semplicità di utilizzo e anche le migliori prestazioni green. Questi sono un po' i temi che andremo a toccare. Per fare questo passo avanti faccio un piccolo passo indietro e parliamo di quelli che sono un po' gli adesivi che hanno preso piede
negli ultimi anni, che sono gli adesivi igroindurenti, quindi monocomponenti, che in generale hanno tanti vantaggi, ma hanno anche dei limiti. Ovviamente, essendo igroindurenti, sfruttano l'umidità dell'aria, del fondo, del legno per indurire. Poi c'è un disegnino molto semplice, ma che ci rende chiaramente l'idea del funzionamento, quindi l'umidità entra all'interno del prodotto e fa da catalizzatore del prodotto e lo fa indurire. Negli ultimi anni gli adesivi monocomponenti igroindurenti che hanno preso più piede sono gli adesivi silanici, e anche questi hanno, per la loro eccessiva reattività, hanno dei limiti. Appunto, essendo dei prodotti igroindurenti, l'umidità che entra all'interno del prodotto fa formare una pelle superficiale. Questa pelle si forma abbastanza rapidamente e questa pelle, a un certo punto, quando raggiunge un certo spessore, e lo vediamo sempre qui in questo disegno molto semplice ma che rende chiaramente l'idea, quando questa pelle raggiunge un determinato spessore comincia a ritardare e a rallentare l'ingresso dell'umidità fino a bloccarlo, e quindi fino a bloccare la reazione dell'adesivo. In questa foto si capisce molto chiaramente la pelle superficiale che si è formata, rallenta e blocca per sempre l'indurimento dell'adesivo che c'è al di sotto. Quante volte ci è capitato, mi rivolgo agli applicatori in generale, chi utilizza questi prodotti, li ha utilizzati, che molti adesivi monocomponenti, silanici, tendono a fare pelle man mano che lavoriamo, quindi ci obbligano a lavorare con difficoltà, ma allo stesso tempo, appena carichiamo un po' di più, magari in prossimità di una soglia, facciamo un po' più di spessore, lì l'adesivo non indurisce mai. Quindi questo è sicuramente uno dei limiti che più frena, anche in questo caso, ha frenato la diffusione di questi adesivi. Siamo abituati agli adesivi bicomponenti che indiriscono un po' in tutte le condizioni, e noi che li abbiamo inventati, l'L34, lo sappiamo bene, quindi questo è sicuramente, e chi utilizza questi prodotti sarà d'accordo con me, uno dei principali vincoli che abbiamo. Un altro vincolo che è venuto fuori qualche anno fa, adesso sembra risolto, però ci sono ancora dei casi sul mercato, è che molti adesivi silanici hanno dimostrato un decadimento delle prestazioni nel tempo, in alcuni casi arrivando addirittura al distacco del parquet. Qui devo ringraziare sempre mio padre che mi ha fornito queste foto, perché grazie al cielo noi di questi problemi non ne abbiamo mai avuti, e quindi questa è l'altra problematica grossa, l'altro freno che c'è un po' nell'immaginario dell'applicatore. Bene, torniamo a L34 Hybrid, perché abbiamo fatto questo piccolo passo indietro, adesso ne facciamo due avanti. Parliamo appunto di un adesivo organico minerale monocomponente di nuova generazione. Introduciamo dei concetti un po' nuovi: è un adesivo hard elastic, quindi deformabile e resistente, semplice da utilizzare, sicuro durante la posa e quindi affidabile nel tempo, pensato appunto per i professionisti della posa. E anche un rating 5, quindi sicuro per la salute e a basso impatto ambientale. Il primo adesivo che raggiunge il massimo, quindi 5 punti nel nostro rating, il primo adesivo per parquet che raggiunge questo obiettivo. Andiamo nel cuore tecnologico di questo prodotto, e il cuore tecnologico è rappresentato da questa tecnologia nuova, una tecnologia che si compone di due elementi, la silice attiva e il polimero MS. Una tecnologia ibrida, come dice il nome, L34 Hybrid. Una tecnologia ibrida dove abbiamo un polimero MS con una silice attiva, quindi una nuova tecnologia igroindurente sicura. Quindi, cosa ci garantisce? Ci garantisce un perfetto indurimento anche a spessore e soprattutto nessun decadimento delle prestazioni nel tempo. Qui lo vediamo in questa foto. Qui abbiamo realizzato un cubetto, diciamo una striscia di adesivo di 1 cm x1 cm, e vediamo in pratica quello che vi dicevo poco fa. Gli adesivi silanici tradizionali iniziano il loro indurimento nella parte esterna, poi man mano che quella pellicola si spessisce, l'umidità non è più sufficiente per proseguire l'indurimento, non ne entra più dall'esterno e di conseguenza l'indurimento si blocca per giorni, settimane, mese o anche per sempre a seconda dei prodotti che noi utilizziamo. Come vediamo sulla sinistra, L34 Hybrid, grazie a questa matrice ibrida organica minerale di nuova generazione, appunto la silice attiva più polimero MS, indurisce fino a 1 cm di spessore in brevissimo tempo.
Quindi abbiamo distrutto quello che era un po' uno dei limiti più grandi di questi adesivi, quindi quelli di fare sì pelle velocemente, ma allo stesso tempo di non indurire a spessore. Quindi grande affidabilità nella posa. L34 è anche ibrido e affidabile nel tempo. Abbiamo messo a punto un test proprio per valutare l'affidabilità degli adesivi silanici in generale e dei nostri, quindi un test di invecchiamento accelerato, dove andiamo a simulare una situazione reale, quindi un sistema con massetto, adesivo e legno, lo andiamo a verificare come prestazioni prima dell'invecchiamento in forno a 90 gradi e dopo l'invecchiamento e misuriamo il decadimento di prestazione. L34 Hybrid non ha nessun decadimento nel tempo. Questo tra l'altro è un metodo che abbiamo messo a punto nel nostro Green Lab, nel nostro centro ricerche, ed è diventato anche la base di quella che sarà una futura normativa che uscirà presto a livello nazionale, quindi a livello di 1, proprio per determinare l'affidabilità degli adesivi silanici sul mercato e dare sicurezza agli applicatori. Quindi affidabile a spessore, affidabile nel tempo. Andiamo a vedere un attimo più da vicino ancora questa tecnologia innovativa. Non vi chiedo di diventare dei chimici, questo mi serve solo per condividere con voi i macro ingredienti di un adesivo. All'interno di un adesivo c'è la resina base e poi ci sono degli additivi che possono essere dei pigmenti, dei promotori di adesione, dei catalizzatori, eccetera. E poi soprattutto c'è l'inerte. L'inerte che viene utilizzato come, diciamo, riempitivo, quindi per dare volume al prodotto, per dargli consistenza, per dare consistenza all'impasto, e in alcuni casi viene utilizzato anche per limare, come vi dicevo prima, le prestazioni e quindi il prezzo degli adesivi. E noi abbiamo lavorato proprio lì, abbiamo scoperto un innovativo microinerte a silice attiva che si salda chimicamente con il nostro polimero MS e quindi forma una matrice ibrida organica minerale ad altissime prestazioni meccaniche e allo stesso tempo da un eccezionale comportamento elastico. Questo ci ha permesso di poter modulare perfettamente le prestazioni del nostro adesivo. Se vi ricordate prima vi ho parlato di L34, SLC ebbe l'intuizione di unire le resine epossidiche con forte adesione e forte rigidità alle resine poliuretaniche, decisamente più elastiche. Quindi creò il mix perfetto di bilanciamento tra forze ed elasticità che ha fatto diventare L34 l'adesivo di riferimento sul mercato. Qui il concetto è un po' lo stesso. Abbiamo finalmente domato la resina silanica, il nostro polimero MS che utilizziamo da tanti anni, quindi conosciamo, molto affidabile, abbastanza elastico, l'abbiamo mixato con questo inerte attivo, quindi non è più un inerte, ma è qualcosa che collabora alla reazione e questo ci ha permesso di ottenere un qualcosa di veramente esclusivo. Qui mi aiuto sempre con dei disegni che mi servono proprio per farvi entrare a livello quasi nel nostro laboratorio, con anche delle foto per farvi capire ancora meglio questa differenza. Quindi abbiamo un sistema silanico tradizionale dove abbiamo un inerte tradizionale avvolto fisicamente dalla resina, quindi le cariche, qui lo vediamo un po' più ingrandito, si trovano all'interno della resina, diciamo che sono vincolate fisicamente a stare lì, quindi fanno il loro lavoro e quindi però vediamo che non si crea un vero e proprio legame tra inerte e resina, o comunque c'è un'affinità minima. La nostra silice attiva invece lavora diversamente. Vedete che va a reagire chimicamente con il polimero MS, quindi è come se avessimo una sorta di velcro. Non voglio banalizzare, ma questo è proprio forse il paragone più giusto. Quindi abbiamo questa silice attiva che ha queste terminazioni che vanno a reagire con le terminazioni della resina e quindi non abbiamo proprio una matrice ibrida organica minerale, dove l'inerte non è più inerte ma diventa qualcosa di attivo, collabora nella reazione e si lega perfettamente a quella che è la resina, andando a creare una matrice dalle prestazioni tecniche veramente, veramente uniche. L34 Hybrid è, quindi l'abbiamo definito, deformabile e resistente. Rientra nella classificazione Hard Elastic secondo la nuova normativa ISO 1778, che è l'ultima evoluzione delle normative degli adesivi per parquet, quindi ha sostituito le vecchie normative tedesche, poi europee, e ha importato un nuovo concetto che è appunto quello dell'Hard Elastic. Quindi vedete che ci sono sostanzialmente tre categorie: gli adesivi hard, che sono un po' in generale per intenderci i componenti,
gli adesivi elastici monocomponenti e questa nuova categoria. Noi all'interno di questa categoria abbiamo raggiunto delle prestazioni veramente ancora uniche grazie proprio a questa matrice organica di nuova generazione. La normativa parla di allungamento a spessore e di resistenza. Io per spiegarvi un po' le prestazioni ho, diciamo, trasformato l'elasticità in un valore percentuale. Quindi vedete che qui abbiamo l'asse della forza, dove esprimiamo la forza del nostro adesivo in chili al centimetro quadrato, e qui abbiamo l'asse invece dell'elasticità, dove esprimiamo l'allungamento, l'elasticità prima di rompersi di un prodotto in percentuale. E vi ho messo la prima categoria, quella appunto degli adesivi hard, quindi adesivi che hanno una forza elevata, quindi la loro caratteristica principale è la forza, e qui abbiamo un'elasticità che arriva circa intorno al 30%. Vedete, vi ho messo qua L34 perché è proprio, come vi dicevo, il perfetto bilanciamento di quella che è un adesivo di componente hard, quindi la giusta forza, circa 50 kg, ma allo stesso tempo l'elasticità. Perché? Perché L34 nasce proprio per domare, tra virgolette, le specie legnose più instabili, tutti i formati. Quindi nasce con il perfetto bilanciamento tra forza, quindi per tenere fermo il parquet, ma allo stesso tempo per assecondarlo nei suoi micromovimenti. Quindi questa categoria ideale, diciamo così, per i legni massicci in generale e nervosi, che devono essere bloccati il prima possibile e a lungo nel tempo, ma anche una giusta elasticità. Qua vi ho messo alcuni adesivi che ci sono sul mercato che queste caratteristiche non le hanno, quindi hanno sicuramente dei valori di forza, ma hanno un'elasticità molto molto bassa, troppo bassa per quella che è la nostra esperienza, e qui vediamo una delle prove che facciamo, non è esattamente quella di normativa, ma secondo me questa ci rende proprio l'idea di che cosa vuol dire un adesivo hard, un adesivo che trasmette tutte le sollecitazioni al fondo, e qua in questo caso, nel caso di un parquet multistrato, provoca la rottura del parquet. L'altra categoria esistente era quella degli adesivi elastici, in generale diciamo gli adesivi monocomponenti tradizionali, silanici o poliuretanici che sono. Qui vediamo che questa categoria di adesivi ha una forza più bassa, la normativa ci parla dai 10 ai 20 kg circa di forza e un'elasticità che può variare dal 30 al 100%. Quindi anche in questo caso gli adesivi monocomponenti, primi che sono nati, ormai 15 anni fa, circa 20 anni fa, sono adesivi molto elastici, quindi in funzione della quantità di resina utilizzata io posso avere degli adesivi più elastici o meno elastici. Quindi qua ho messo degli adesivi, per esempio i monocomponenti poliuretanici, che hanno un discreto valore di forza, però hanno un'elasticità molto molto elevata. Vedete il comportamento in questa foto? È un comportamento troppo elastico, il parquet è troppo libero di fare quello che vuole in quelle condizioni. Dall'altro lato ci sono anche degli adesivi monocomponenti che per ridurre questa elasticità si va a lavorare sul contenuto di resina mettendo inerte, ma questo porta inevitabilmente a un impoverimento anche dell'adesivo, che quindi perde anche le sue caratteristiche di resistenza meccanica. E qui troviamo la nuova categoria, quindi una categoria che si pone nel mezzo tra quelle che è il mondo hard, molto specializzato, molto dedicato, diciamo, ai parquet nervosi, e nel mondo di quelli che sono gli adesivi elastici. Quindi questa nuova categoria come si pone? Si pone con delle resistenze dai 20 kg a circa 35 kg al centimetro quadrato e con un'elasticità minima del 30% che può arrivare anche oltre un 60%. Quindi vedete, c'è la possibilità di lavorare in quest'area. Noi con L34 Hybrid ci poniamo in questa posizione, quindi con una forza di 30 kg al centimetro quadrato, quindi praticamente quasi la forza di un adesivo hard, siamo poco al di sotto, ma allo stesso tempo un'elasticità bilanciata, il 60%, che secondo noi, secondo la nostra esperienza, è quanto di meglio c'è per avere il miglior compromesso, e in questa foto lo vediamo, tra allungamento, quindi la capacità dell'adesivo di seguire il legno, di ammortizzare quelle che sono le tensioni, di non scaricarle nel sottofondo, ma allo stesso tempo limitarle il più possibile. Quindi abbiamo un'elasticità doppia rispetto a quelle che sono delle monocomponenti base, ma allo stesso tempo una forza quasi delle colle bicomponenti. Quindi secondo noi il miglior compromesso ad oggi che si può raggiungere con questo è con questa tipologia di adesivi. Quindi un adesivo che praticamente è
perfetto per tutti gli utilizzi del 90-95% di quello che è il parquet che posiamo tutti i giorni. Quindi se pensiamo a quello che era il parquet, diciamo, multistrato all'inizio, quindi prefiniti larghi 70-90 millimetri, sicuramente gli adesivi molto elastici andavano bene, sono nati un po' per quello. Oggi però ci troviamo dei multistrato anche con larghezze 20 centimetri e lungo 2 metri, quindi un adesivo troppo elastico non va bene. Serve il giusto bilanciamento e secondo noi questo è sicuramente il miglior compromesso grazie appunto a questa matrice ibrida organica minerale che abbiamo raggiunto. Queste sono un po' le prestazioni meccaniche, poi parliamo anche un po' di quelle che sono le prestazioni durante la posa. Quindi L34 Hybrid l'abbiamo pensato proprio per i professionisti della posa. Quindi oltre a tutte quelle performance tecniche che vi ho detto, abbiamo lavorato anche moltissimo sulla lavorabilità, sulla facilità di utilizzo, sull'affidabilità. Quindi abbiamo creato un adesivo che ha un doppio tempo aperto, quindi non fa pelle, o meglio fa una finta pelle che semplicemente sotto un'azione meccanica normale della posa, quindi quando appoggiamo un elemento, quando lo muoviamo per regolarlo, questa pelle si rompe e ci garantisce la perfetta bagnatura del retro. In questo caso avevamo posato su una stanza di una decina di metri 5-6 file di parquet, quindi avevamo steso una bella fila di adesivo, vedete, siamo andati a verificare la bagnatura nella parte finale di adesivo, l'ultima che abbiamo steso dopo aver posato tutto quel parquet, quindi era passata quasi un'ora, e vedete che la bagnatura era comunque garantita, quindi ci dà tutto il tempo di lavorare. Allo stesso tempo però è un adesivo che, oltre a darci tutto questo tempo di lavorabilità e di bagnatura del retro, poi quando decide di partire, dopo non lo ferma più nessuno, perché come vedete sviluppa il 50% delle sue prestazioni nelle prime 8 ore, quindi va a bloccare da subito il parquet nel momento più critico, quando io lo pongo in un ambiente e lui comincia ad adattarsi alle nuove condizioni in cui l'ho messo. Quindi è un adesivo che ci lascia lavorare tranquilli, ma allo stesso tempo, quando poi inizia la reazione, grazie alla matrice ibrida organica minerale, parte e ha una reazione molto molto rapida. Come vi ho già detto, indurisce in tempi rapidi anche in alti spessori. Noi garantiamo un indurimento in tempi rapidi anche fino a 5 mm. Poi io vi ho fatto vedere un cordolino anche da un centimetro, perché effettivamente ha la capacità di indurire in tempi rapidi anche in alti spessori. Un altro piccolo accorgimento che è proprio orientato alla posa del parquet prefinito, è quello di avere, oltre al colore classico, diciamo il color beige, il color rovere, un'ulteriore colorazione che abbiamo definito neutra. La vedete qua in foto, è sostanzialmente un colore bianco, quindi che ci salta all'occhio molto più facilmente quando macchiamo la superficie dei prefiniti. Quindi un adesivo che già di suo è molto facile da pulire, in questo caso è ancora più facile perché noto più facilmente eventuali residui che lascio durante la posa. Quindi piccoli accorgimenti che però tutti nell'ordine di facilitare e velocizzare appunto la posa dei parquet. Ultime, ma non meno importanti, le prestazioni di ecocompatibilità. Come vi dicevo, è un adesivo rating 5, quindi sicuro per la salute, a basso impatto ambientale. Quindi un adesivo esente da solventi e da etichettatura di rischio, assolutamente ipoallergenico e a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Lì vedete tutte le certificazioni, il nostro rating 5 che vi invito ad andare a vedere nel dettaglio nella scheda tecnica e nella nuova guida parquet di cui parleremo velocemente più tardi. Io sono andato molto veloce, senza interruzioni, chiamo in causa Giovanni per vedere se ci sono delle domande, spero che ce ne siano, ci ritagliamo queste piccole pause per cercare di rispondere a qualche domanda, poi spero che le domande siano tante, risponderò io a tutti nei prossimi giorni, perché il tempo come sempre è tiranno e non vi voglio rispettare gli orari e essere puntuale, così ne approfitto anche per bere qualcosa, perché grazie. Ci sono state, in effetti Piero, già diverse domande su quello che hai detto, ne ho sintetizzate alcune. Inizio con la prima domanda, che è legata alla possibilità di applicare direttamente Hyperflex L34 Hybrid sui massetti cementitti e se è idonea anche per sottofondi riscaldati. Allora, ovviamente sì,
L'adesivo può essere utilizzato direttamente su fondi cementizi, ovviamente i fondi devono rispondere alle caratteristiche meccaniche richieste dalla normativa di riferimento, che nel caso specifico è la normativa 11371, che dice che il massetto deve essere compatto, non friabile, esente da polvere, eccetera, eccetera. Quindi su massetti cementizi di buona qualità può andare direttamente senza problemi. Nel caso ci sia la necessità, il nostro preparatore di fondi è l'EP21, quindi un primer per la preparazione dei fondi in caso ci siano problemi di polvere, di compattezza o di umidità residua sopra il 2% fino al 5%, ma altrimenti se le condizioni lo consentono possiamo andare tranquillamente su, su massetti cementizi direttamente senza problemi. E, l'altra domanda riguarda i fondi riscaldanti, ovviamente sì, vale quello che ho detto prima, l'adesivo è assolutamente idoneo e non ha nessun problema, il massetto deve avere le sue caratteristiche, la norma raccomanda comunque l'applicazione di un primer, però ripeto, lì è la valutazione che fa il professionista, il parchettista che è in cantiere. In generale senza problemi, ne approfitto, visto che c'è ancora questa slide, per dire che è proprio specifico per fondi riscaldanti, perché sappiamo che il fondo riscaldante tende a buttare su quelle che possono essere eventuali emissioni dei materiali che noi utilizziamo, e questo è un prodotto con veramente bassissime emissioni, quindi a maggior ragione anche da un punto di vista del cliente finale, questo è quanto di meglio c'è da quel punto di vista proprio sui fondi riscaldanti. Perfetto, passo alla seconda domanda, che deve essere di un progettista che già utilizza i nostri materiali, perché chiede se l'N34 Hybrid è idonea per i legni, la proposta di parquet di Carco Design House. Sì, allora assolutamente sì, per chi ci ascolta e ancora non lo sa, noi nella proposta del progetto Carco Design House abbiamo dei nostri parquet, quindi dei parquet con caratteristiche particolari, perché sono dei legni massicci e anche multistrato, e L34 Hybrid è assolutamente idonea, quindi senza nessun problema, sia per la posa dei nostri formati small e medium, che sono due formati massicci, sia del legno large, che è un parquet multistrato. Il nostro parquet poi viene finito in opera, quindi non è un parquet prefinito, diciamo così, viene posato, leggermente carteggiato e finito in opera, e L34 Hybrid consente già il giorno dopo di poter andare avanti con le operazioni di finitura senza problemi, proprio per l'indurimento molto rapido che ha, è facile da pulire, quindi anche i residui si puliscono facilmente, è assolutamente idonea. Fantastico. L'ultima domanda che estrapolo dalle varie che sono state fatte riguarda proprio i parquet in generale massicci, cioè la domanda è se oltre alla rovere sono possibile, appunto, cioè idonea per qualsiasi altro parquet massiccio. Allora, in generale sì, nel senso che anche in scheda tecnica noi non diamo limiti di formato e di essenze. Ovviamente, questa, come dicevo prima, è una colla che per le prestazioni che ha, per le prestazioni che abbiamo raggiunto, è idonea per quello che è il 95% dei parquet che si posano oggi nella normalità, che ci troviamo a posare quotidianamente. È ovvio che se ho necessità particolari, specie legnose strane, formati strani, sistemi di posa strani, sicuramente l'L34, in quanto hard, ma soprattutto in quanto anche elastico, quindi sicuramente se il parchettista vuole, tra virgolette, stare più tranquillo, può comunque utilizzare una bicomponente. Diciamo che in situazioni strane l'L34 rimane il leader, è nato proprio per fare quelle cose lì, quindi assolutamente sì. Diciamo che l'L34 Hybrid, ripeto, va bene praticamente per il 95% dei lavori che ci troviamo a fare quotidianamente. Abbiamo qualcosa di particolare, i nostri L34 tradizionali bicomponenti vanno assolutamente bene anche loro. Perfetto, a questo punto ti lascio bene. Proseguire e continuo a raccogliere le domande. Grazie, ci rivediamo alla fine per qualche altra domanda, spero rimanga il tempo, farò il possibile per andare più veloce. Quindi abbiamo posato il parquet e adesso lo dobbiamo
finire? Lo dobbiamo verniciare o lo dobbiamo proteggere? Anche qua vi faccio una domanda un po' provocatoria, parlando di parquet massicce, parlando di rilevigature di parquet esistenti. Come vi dicevo, questo cambiamento di tendenza è ormai sotto gli occhi di tutti, e l'abbiamo detto, anche le finiture dei parquet finiti sono sempre più ad effetto naturale, sempre più a valorizzare quello che è l'effetto del legno vero, del vero parquet. E quindi a sinistra abbiamo messo volutamente un parquet, diciamo, con una finitura di quegli anni 80 e 90, verniciato solvente molto lucido, che oggi è molto molto limitata. La richiesta è sicuramente quella di tornare a vedere sempre di più il legno naturale, la naturalità di quello che è il materiale, proprio anche in contrapposizione un po' a quello che sono i limiti di altri pavimenti che imitano il legno, ma sono poi pavimenti freddi, non hanno lo stesso calore e naturalità ovviamente del parquet. E qui parliamo di un'altra grande novità, che è la versione ad effetto naturale del nostro prodotto più affidabile, più riconosciuto, che è Acqua Pura HPX. Quindi parliamo di finiture all'acqua, acqua vernice certificata per il trattamento naturale di parquet. Quindi una vernice proprio che serve ad ottenere un legno perfettamente protetto, ma con una finitura morbida al tatto che ci dia l'effetto, la sensazione di un pavimento non trattato. Un prodotto all'acqua, vi dicevo, quindi rating 3, a bassissime emissioni e a basso impatto ambientale. Quali sono le caratteristiche principali di HPX Natural? Quello di anche qua di aver fatto un passo oltre, come al solito. La ricerca Green Lab Keracol è andata oltre a quelli che sono i sistemi tradizionali. Quindi abbiamo trovato sostanzialmente due grandi novità. Siamo riusciti a creare un film protettivo che veramente non altera il colore del legno. Siamo andati a scegliere una resina ad elevatissima trasparenza, e quindi lascia il legno completamente naturale, che contrasta i tannini del legno e non reagisce minimamente, anzi blocca quelli che sono le sostanze naturali, coloranti naturali che il legno tende a diciamo così, mandare fuori. Nella foto vedete, nella zona centrale c'è una zona non trattata con vernice, e a sinistra e a destra, a sinistra un legno spazzolato, a destra non spazzolato, vedete che il colore di base rimane lo stesso, perché questa resina proprio ha questa caratteristica intrinseca di non andare a modificare in alcun modo il colore del legno, quindi deve essere applicata direttamente sul legno. L'altra grande innovazione riguarda il sistema opacizzante che abbiamo sfruttato. Anche qua siamo andati a fare qualcosa di nuovo, abbiamo aggiunto, oltre agli opacizzanti tradizionali, gli opacizzanti tradizionali che cosa sono? Sono sostanzialmente delle sabbioline, per capirci, che servono proprio per rendere opaco il film. Queste sabbioline sono un po' ruvidine, un po' grossolane, lo vedete qua in questo disegno che vi ho messo, per opacizzare devono avere queste rugosità, devono venire fuori, quindi ci restituiscono un film non perfettamente liscio, quindi ruvido, proprio perché devono essere opache. E poi per ottenere effetti opachi dobbiamo aggiungere grandi quantità di questi opacizzanti, e qui si rischia anche di perdere trasparenza nel film. Noi, oltre a questo opacizzante tradizionale che comunque utilizziamo, abbiamo aggiunto un opacizzante polimerico, quindi un opacizzante di una nuova generazione che, come vedete in questo disegno, ha una forma più sferica, una forma più stondata, rimane più inglobato all'interno del film. E soprattutto ne serve meno per ottenere un'eccezionale opacità, ma allo stesso tempo mantenere un'eccezionale trasparenza. Quindi questo mix di opacizzanti di nuova generazione ci ha permesso di ottenere un film ultra opaco, ma con un'eccezionale trasparenza, e lo vediamo anche in questo caso, è più lucido il legno grezzo del legno trattato con questo prodotto. Ma soprattutto, cosa abbiamo? Abbiamo un film morbidissimo al tatto, grazie alla forma arrotondata di queste particelle opacizzanti, che essendo in minor quantità permettono al film di calare maggiormente e quindi di dare un effetto veramente di legno grezzo, perché ovviamente qua, grazie a questi opacizzanti, noi abbiamo un film che cala maggiormente pur garantendo un'elevatissima prestazione, quindi abbiamo prestazione con un effetto naturale assoluto. Quindi, in più, questo opacizzante polimerico ci ha garantito di migliorare anche le prestazioni
tecniche oltre che a quelle estetiche, quindi abbiamo una maggiore elasticità del film e una maggiore adesione di questo appunto al legno e un incremento delle resistenze meccaniche. Quindi abbiamo ridotto praticamente a zero quell'effetto di rilucidatura che spesso capita nelle finiture extraopache, quelle bruciature, quando spostiamo un mobile con i feltrini si tendono a rilucidare. Con questo opacizzante di nuova generazione e anche la resina che ha delle prestazioni elevate, abbiamo annullato questo effetto di rilucidatura. Un'altra grandissima novità, e qui faccio un passo indietro perché vi ho parlato della finitura, ma torno un attimo indietro allo stucco, un altro aspetto molto importante, perché anche qua parliamo di nuovi concetti di stuccatura. Quindi la stuccatura non è più solo un riempitivo delle fughe, ma contribuisce in modo determinato al risultato estetico finale. Vi parlo della nuova formula di Acqua Pro Flex, una nuova concezione di resine, di inerti, anche di fibre, di cariche. Purtroppo non c'è il tempo di vedere tutto, spero ci saranno altre occasioni per entrare nel dettaglio dei singoli prodotti e anche di poterveli dimostrare di persona, perché anche parlare di finiture in questo modo purtroppo è difficile, quindi ci saranno sicuramente modo di provare i prodotti e di vederli assieme, però volevo proprio portarvi questa innovazione per dirvi che questa è la base di tutto, perché qui abbiamo un formulato che non tonalizza in alcun modo la superficie del legno, facilitando l'ottenimento di una finitura con un effetto naturale. Anche qua un prodotto a base acqua, quindi esente da solventi ed etichettatura di rischio e a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Sempre più ci troviamo a lavorare nelle ristrutturazioni dove ormai l'odore non è più consentito, quindi anche qua è sicuro per la salute di chi lo utilizza prima di tutto, che se ha due spanne con il naso dal pavimento, e soprattutto anche per il cliente finale. Quando andiamo in casa delle persone andiamo con dei prodotti a bassissima emissione. Quindi questo è una grande novità, anche perché ci porta a dover fare un leggero cambio di mentalità, perché effettivamente è uno stucco che ha delle grandissime prestazioni perché ha un riempimento garantito ed è rapido e facile da carteggiare, che era un po' il limite degli stucchi all'acqua di vecchia generazione, che comunque tendevano a calare e erano difficili da carteggiare. In questo caso abbiamo raggiunto veramente un grandissimo obiettivo, che è quello di avere un prodotto che si carteggia molto facilmente. E vi invito a andare sul nostro sito a scaricare la nostra guida, nuova guida alla posa dei pavimenti in legno, quindi dove trovate tutti i sistemi di posa, che anche qua sono il 99% delle situazioni in cui ci troviamo in cantiere. Avete delle pagine iniziali che vi spiegano un po' quello che vi ho detto io finora, riassumono un po' tutto, e all'interno trovate i sistemi e soprattutto nella parte finale trovate i nuovi sistemi di verniciatura. Perché? Perché l'Acqua Pro Flex, diciamo, dobbiamo usarlo un po' diversamente rispetto a quello cui siamo abituati. Quindi dobbiamo spostare semplicemente il passaggio della stuccatura dopo le fasi di sgrossatura e carteggiatura. Quindi non andiamo più a stuccare tra 60 e 100, ma andiamo a stuccare dopo la monospazzola. Quindi questo cosa ci porta? A stuccare su un parquet più liscio, meno fatica, meno consumo di materiale, e andiamo a rimuovere lo stucco dopo solo 30 minuti con la monospazzola. Questo fa sì che lo stucco rimuoviamo solo gli eccessi e lo stucco che è all'interno della porosità del legno rimane lì e aiuta quello che è l'effetto finale estetico del legno. Poi qui ovviamente sono andato un po' veloce, però vi invito a andare a vedere queste cose sulla nostra guida, a scriverci, a contattare i nostri tecnici di zona per avere più informazioni. Mi interessava chiudere molto velocemente con un'altra grande innovazione che vi portiamo, che è quella di che sempre di più ci troviamo, abbiamo richieste di posare in situazioni esistenti. In queste situazioni esistenti, quindi ristrutturazioni, spesso non c'è la barriera vapore, quindi ristrutturazioni con un'umidità residua del sottofondo, perché c'è una soletta vecchia che è appoggiata su un solaio malfatto, su degli strati di riempimento non correttamente asciutti, diciamo così. Quindi parliamo di tutte quelle situazioni dove l'umidità residua del sottofondo supera il 5% e non abbiamo una barriera a vapore. Quindi normalmente andiamo con il P21 per impermeabilizzare, oggi invece abbiamo una grandissima novità, quindi proponiamo una soluzione innovativa. Quindi Green Pro, che è una membrana polimerica composta multistrato, sostanzialmente una membrana in fogli, che vedete composta da diversi strati. Uno strato in tessuto traspirante che serve per facilitare l'adesione al fondo,
una struttura impermeabile in HDPE che ha questa forma particolare proprio per avere dei canali che servono a diffondere il vapore in eccesso che tende a risalire dal sottofondo. E lo strato superficiale con delle fibre idrofobiche che servono a garantire l'adesione degli strati successivi. Quindi questo è il primo e unico sistema per posare in sicurezza il parquet su fondi umidi con umidità residua oltre il 5% e assenza di barriera vapore. Quindi parliamo di tutte quelle situazioni ovviamente dove non c'è la falda che spinge umidità di risalita con umidità nei muri a un metro di altezza. Parliamo di quelle situazioni dove c'è un'umidità residua elevata, quindi piani interrati, pensate a tutte le ristrutturazioni di taverne dove sì, siamo controterra, c'è un'impermeabilizzazione sotto, questo non è che sostituisce l'impermeabilizzazione della casa, delle fondazioni, però ci aiuta in tutte quelle situazioni critiche. Una soluzione assolutamente, assolutamente garantita, che serve proprio a diffondere il vapore. Poi ovviamente qua vi invito a contattare i nostri consulenti tecnici commerciali di zona per valutare ogni singola situazione assieme e vedere se questa soluzione si presta per quelle che sono le esigenze del cantiere. Velocemente come funziona il sistema? Vedete che si posa questa membrana in teli con il nostro adesivo H40 No Limits, si attendono 24 ore, poi si fissano delle bandelle che servono per chiudere le giunte tra i diversi teli e si usano anche per fare la sguscia, il raccordo pavimento pareti, in modo da creare proprio una vasca che protegga il parquet. Dopodiché abbiamo da attendere 24 ore in modo che tutto si asciughi correttamente e poi abbiamo due opzioni. L'opzione 1 che è quella di fare una rasatura sempre con il nostro H40 No Limits in modo da chiudere i buchi, diciamo così, andare a fare una rasatura superficiale di almeno 3 mm come previsto dalla norma, lasciarla asciugare 48 ore e poi posare su questa rasatura con L34. O altrimenti abbiamo l'opzione 2 che è quella di posare direttamente con L34 sul nostro telo. Quindi queste sono due opzioni che lasciamo libere e alla valutazione un po' di chi andrà a fare il lavoro. Quindi ripeto, contattateci direttamente per avere più informazioni su questo, però diciamo che finalmente possiamo garantire una soluzione al problema dell'umidità, diciamo così, residua elevata rispetto a quelli che sono i limiti di normativa. Bene, quindi io direi che ho chiuso, solo due parole per chiudere, quindi come negli anni 80 e negli anni 90, oggi torniamo un po' protagonisti, la linea SLC, la tecnologia SLC torna protagonista di quello che è un po' il mercato, quindi per dare valore aggiunto, qualità, tecnologia e innovazione, per tornare a dare valore al vero parquet, in modo che torni protagonista del mercato. Quindi io vi ringrazio, vediamo se c'è qualche domanda, vi invito nuovamente ad andare sul nostro sito a scaricare la nostra guida e a contattarci per qualsiasi ulteriore informazione. Ti passo la parola, Gio, ti ho lasciato solo 7 minuti per le domande. Ok, eccomi qua di nuovo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Le domande ce ne sono state diverse, in particolar modo sull'ultima novità che hai presentato, che effettivamente ha destato molto interesse. Immaginavo, l'ho lasciata per ultima apposta. Ne individuo giusto quattro. La prima viene chiesto quante mani devono essere applicate dell'acqua pura KTX Natural e se applicando più mani cambia l'opacità della pavimentazione finale. Allora, noi garantiamo la protezione del parquet con due mani di acqua pura KPX direttamente su legno. Quindi non serve fondo, si va direttamente su legno, si stucca con il nostro CoproFlex e si applicano due mani da circa 80-100 grammi l'una per proteggere il parquet. Ovviamente questo in ambiente civile, se siamo in destinazioni d'uso con un traffico più elevato, quindi commerciali o insomma di questo genere, raccomandiamo una terza mano, non perché le prestazioni aumentano, sicuramente aumenta la protezione e la durata nel tempo. Una terza mano non implica un aumento della lucentezza, cioè anche con tre mani
l'opacità rimane, l'effetto naturale rimane veramente, veramente tale, veramente come se fosse un legno non trattato, proprio per grazie a quel mix di opacizzanti di cui parlavo prima. Perfetto. E la seconda domanda sul nuovo stucco, viene richiesto la presenza di odori. Probabilmente la domanda si legava a cattive esperienze del passato e quindi di stucchi che facevano un forte odore, appunto legata a se effettivamente c'è una presenza forte di odore o meno. No, questo è uno stucco all'acqua, un basso contenuto di acqua, ma è veramente ha un bassissimo odore se non quello della resina base che inevitabilmente serve per tenere assieme il sistema, ma è uno stucco che veramente ha un odore zero. Ha più odore, per intenderci, la polvere del legno che mettiamo assieme allo stucco che lo stucco stesso. Quindi l'impasto avrà un odore caratteristico, un po' di resina e un po' di polvere di legno, ma assolutamente all'interno dell'ambiente. Non c'è nessun odore. E questo anche nel Perfetto. tempo, perché comunque sarà marchiato anche EC1, quindi a basse emissioni anche nel tempo, non solo durante l'utilizzo. Perfetto. E passando invece ora alla membrana Green Pro, viene Sì. chiesto se comunque può essere ritenuta idonea per tutti i tipi di parquet o se ci sono delle raccomandazioni. Allora, domanda corretta, mi sono dimenticato, tra virgolette, di dirlo. In effetti noi in questo momento diamo l'idoneità sul nostro Green Pro a parquet stabili, quindi non possiamo dire genericamente parquet prefiniti, perché ovviamente sappiamo che ci sono dei parquet multistrato di svariate dimensioni. Diciamo che ad oggi è idoneo per i nostri parquet, quindi i nostri legni del progetto che era col Design House, Small, Medium e Large, e per parquet multistrato, due strati, larghezza massima 9 centimetri. Quindi abbiamo voluto dare una limitazione, non tanto perché il sistema non funziona, non tiene, ma perché comunque, diciamo, parquet più impegnativi, allargare a parquet più larghi significa aprire un mondo veramente di difficile controllo. Poi ovviamente siamo qua, chiamate il nostro global service, chiamate i nostri tecnici commerciali, valutiamo ogni singola situazione. Se dobbiamo dare delle idoneità particolari, valutando il cantiere, lo possiamo fare. In generale, l'indicazione è ad oggi i nostri parquet e parquet due strati, larghezza massima circa 9 centimetri. Quindi non parquet massicci di specie legnose instabili e robe strane. Poi ripeto, valutiamo ogni singola esigenza. Perfetto. L'ultima domanda che ho estrapolato, poi al resto magari risponderemo anche singolarmente, se questo nuovo sistema può essere ritenuto idoneo e come ci si deve comportare con le giunte di costruzione e i tagli del massetto. Allora, diciamo che sì, anche questa cosa era scritta ma non l'ho detta, è un sistema antifrattura, quindi avendo questa struttura particolare, posso tornare indietro, vediamo se il sistema mi aiuta, sì, vedete che è antifrattura, quindi avendo questa struttura impermeabile ma allo stesso tempo elastica, può tranquillamente contrastare e andare sopra ai tagli classici del massetto e ai giunti. Diciamo ovviamente non giunti di dilatazione, quelli che vanno rispettati, ovviamente lì bisogna sempre fare riferimento al progettista, però in generale diciamo che essendo appunto antifrattura, se ci sono delle crepe, delle cavillature, teoricamente non è necessario chiuderle come magari faremmo per posare direttamente un parquet su un fondo esistente. Perfetto, direi che chiaramente non possiamo rispondere a tutte le domande, sono tante che sono arrivate, ma comunque magari Mi fa piacere, mi singolarmente. impegnerò a rispondere io nei prossimi giorni. Bene, Perfetto, per il resto direi che io ti ringrazio per il supporto, ringrazio tutti per l'attenzione. Vi rimando al nostro sito per i nostri prossimi webinar che ci saranno, quindi collegatevi al sito Chieracol per rimanere aggiornati sui prossimi webinar. Speriamo di rivederci presto qua e soprattutto di poterci rivedere anche dal vivo per provare assieme tutte queste novità. Il mio invito è proprio quello di scaricare la nostra guida, lo ripeto nuovamente, cominciate a guardare questa nuova proposta, provate i prodotti,
spero di avervi messo il giusto grado di curiosità per andarli a provare. Contattate i nostri tecnici consulenti di zona che vi supporteranno in tutto. Bene, grazie a tutti, ringrazio ancora Giovanni e alla prossima. Grazie, buona serata.